Consiglio regionale con Carmine De Pascale, consigliere regionale, l'approvazione oggi di un'importante legge, il fondo per le vittime innocenti di reati come la criminalità. Sì, sono orgoglioso di questo provvedimento di legge regionale che ci ha impegnato, ma che siamo stati convinti di portarlo all'approvazione, perché segna un passo fondamentale. Significa che le istituzioni sono contro la criminalità e accompagnano, sono vicine invece ai familiari delle vittime di camorra, delle vittime di reati violenti in genere. È importante perché noi vogliamo seguire le vittime che hanno avuto un dolore così grande, un trauma pazzesco. Vogliamo accompagnare nel loro percorso educativo, scolastico, per un tratto della loro vita, e far sentire tutta la nostra vicinanza. Vorrei che questo fosse soltanto un primo passo. Dobbiamo continuare i nostri impegni per ottenere altri risultati e manifestare sempre questa vicinanza con dei fatti concreti. Paolo Siani, conosciamo benissimo la storia purtroppo che insomma ha riguardato la sua famiglia, l'importanza in Regione Campania di una legge come questa. Guardate, questa è una cosa oggi molto importante, non è tanto importante o non è solo importante che la Regione abbia promulgato questa legge per le vittime, ma è importante che la Regione abbia preso una buona pratica che dei cittadini normali colpiti dalle mafie dal 2014 già facevano spontaneamente. Noi sono 5 anni, forse 6 anni, che ogni anno ci tassavamo per dare una piccola borsa di studio a nostri amici che erano come nella stessa nostra condizione. Bene, la Regione Campania vede questa buona pratica, la riconosce come una buona pratica e la fa diventare legge regionale. Questa è la politica che ci serve, che prende le cose dalla società, le cose buone, e le riporta nelle istituzioni. Ora, questo è veramente un primo passo. Diceva il mio amico Lamberti, è una goccia in un mare, ma il mare è fatto di tante gocce. Allora, oggi mettiamo questa goccia e continuiamo. Il mio impegno da parlamentare è far sì che questa legge possa essere proposta al governo nazionale. È una legge di civiltà. La Comuna si batte sì con la repressione, ma si batte con la vicinanza alle vittime e con la prevenzione. Questo è un primo passo, ma siamo felici che la mia regione, la Regione Campania, sia la prima in Italia a fare una legge del genere.